Devo stare attenta perché mi sono appena data lo smalto. Il genio. Chi è che si dà lo smalto e con lo smalto fresco si mette a registrare un video? Ta-da! Io! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. A proposito, questo guancialino che avevo tolto me lo rimetto dietro la schiena perché l'ho visto adesso che erano tutti e due, tolti, ci sto più comoda. Allora, nel video di oggi, super tintinnante, e sono addobbata quasi come un albero di Natale, vi mostrerò quasi tutti, i miei gioielli. È un video che ho fatto in versione ASMR un po' di tempo fa, quindi diciamo che il parco oro è quasi lo stesso, tranne una collana che era di mia mamma, e mentre la bigiotteria è aumentata. Però ecco, siccome me l'avete chiesto qui, facci vedere, e ve lo faccio qui, anche perché ragazzi, sul canale SMR è veramente più faticoso fare video e cerco di selezionarli un po' di più, di portare video che il pubblico gradisce maggiormente, anche perché voi che mi guardate sul vlog siete un pubblico abbastanza diverso per età, soprattutto da quello che mi segue sul canale SMR, quindi mi sono resa conto che ciò che funziona qui magari di là non funziona e viceversa. E per cui eccomi qua a fare un video su vostra richiesta. Allora, cominciamo con la roba che sto indossando. Ah, prima voglio dire che ci sono un paio di orecchini che amo alla follia, che sono sempre del Segreto delle Rune, fatti con la plastica riciclata, tutti colorati, che non ve li faccio vedere perché sono al mio studio. Siccome al mio studio adesso sto registrando più spesso sia video per il vlog, ma faccio anche video per il canale SMR, che succede? A volte arrivo lì, sono pronta per registrare, dico cavoli, non mi sono messa gli orecchini. E quindi quelli sono lì pronti per l'emergenza, anche perché sono molto triggerosi e sono perfetti per i video ASMR. Quindi quelli non sono lì qui, ma sono allo studio. Oggi indosso gli orecchini sempre che ho comprato da Roberta, che li fa lei, sono di avorio vegetale, su Il Segreto delle Rune. Poi ho i miei braccialetti che porto di solito. Questi due neri sono in turmalina nera e mi sono stati regalati da un'iscritta. Il ciondolino è in oro e ce l'ho aggiunto io. E questo invece è un bracciale in occhio di tigre che ho comprato al mare, saranno ormai 3 anni, eh? E questo lo porto quasi sempre, sia estate che inverno. Questi qui di solito li porto sia d'estate che d'inverno. Poi qui ho sempre un anellino di occhio di tigre, un anello in legno che ho comprato diverse estati fa a Marina di Castagneto Carducci in un negozietto che non si trova, non c'ha il sito, non c'ha Facebook, non c'è niente, se no vi metterei il link. E vale anche per questo. Questo un anno e questo mi sembra l'anno dopo, sempre nello stesso negozietto al mare. Poi qui ho un braccialetto di Giada che l'ho fatto da sola, con una collana della mamma. La mamma aveva questa collana di Giada, solo che io non portando collane ho disfatto tutte le collanine che aveva lei fatte così con queste perline e mi ci sono rifatta dei braccialetti. Infatti molti braccialettini sono laggiù, mi sono scordati laggiù, ci sono diversi braccialetti che ho rifatto io sempre mettendo insieme avanzi di collanine, braccialetti della mamma e anche miei. E li ho messi tutti con l'elastico in modo da non avere il problema del gancetto. E questo pure l'ho rifatto io perché era un braccialetto di Murano che mi aveva regalato una mia allieva quando insegnavo pittura, quando avevo un laboratorio di pittura. E l'ho rifatto aggiungendo sempre queste perline di Giada che sono sorelle di queste qua e quindi era un po' piccolino, insomma l'ho voluto. No, mi sembra ho tolto. Ah no, ok, c'erano degli affarini dorati e al posto degli affarini dorati ci ho messo affarini. Vabbè, ci ho messo questa Giada. Però sta luce. Sta tanto bene, vero? Vabbè, vediamo che è così, giù, tanto lo sapete. Poi, allora, qui in questa scatolina ho momentaneamente gli orecchini sempre di Roberta,
del segreto delle rune, perché mi dovrebbe arrivare un espositore dove poter appendere tutta la bigiotteria, ma ancora non mi è arrivato, quindi per ora li tengo nella scatolina aperta a portata di mano, perché sono quelli, cioè io normalmente per stare in casa o andare a dormire indosso questi qui di farmacia. E poi me li cambio. Prima mi faceva fatica, quindi tenevo sempre gli stessi orecchini d'oro. Adesso, quando mi cambio, cerco di divertirmi un po' di più con l'accessorio e a seconda del vestito, insomma, di come mi sfrulla, li faccio girare. E qui ho a portata di mano appunto questi qui di Roberta, che li ho presi, mi piacciono moltissimo, li adoro, anche se mi sembra che al viso non mi doni particolarmente questo turchese, che poi non è altro che il turchese dell'acqua vita snella, perché appunto sono fatti di plastica riciclata con le bottiglie dell'acqua e poi gli Swarovski. Sono un amore. Gli altri con tutti colorati mi piacciono di più, devo dire. Questi mi piacciono tanto, però tutti turchesi, gliel'ho chiesti io, non mi sembra che mi valorizzino. Poi ho questi qui che sono gli ultimi arrivati sempre da Roberta del Segreto delle Rune, che questi me li ha regalati. Ho acquistato un paio di orecchini per una mia amica e questi invece me li ha regalati. Devo stare attenta perché mi sono appena data lo smalto. Il genio. Chi è che si dà lo smalto e con lo smalto fresco si mette a registrare un video? Ta-da! Io! E poi veniamo agli ultimi, sempre di Roberta, che sono questi lì, sempre di avorio vegetale. Allora, questi qui in realtà avevano anche un petalino di avorio, color avorio proprio chiarino. Solo che si vede li ho sbatacchiati, ecco, diciamo che sono un po' delicati, ragazzi, quindi se li acquistate fateci attenzione, si vede li ho sbattuti, cioè, mi si è rotto il petalavorio da una parte, allora l'ho tolto anche dall'altra. E questi, sempre che me l'ha fatti su commissione, perché questi, anche questi me li ha fatti su commissione, le ho detto proprio, guarda, ci voglio questi colori, eppure questi me li ha fatti su commissione quando avevo fatto la prima stagionatura e pensavo di essere inverno profondo soft. Mi stanno bene anche questi, però effettivamente sono un po' troppo cupi. Mi piacciono di più questi qua che hanno più botte di vita di colore. Comunque anche questi li indosso, perché per esempio su questo vestito ci starebbero molto bene, meno col trucco. A proposito, anche il trucco. Io lo so, voi mi dite, stai meglio con i trucchi leggeri. Avete ragione. Mi dite, stai bene struccata. Qui secondo me avete meno ragione, perché sinceramente ragazzi, io sono sempre stata, ho sempre avuto una bella pelle, ma ultimamente negli ultimi anni mi si sono accentuate tantissimo le occhiaie, sono proprio più scure, ho più macchie e io sinceramente senza fondotinta non mi vedo così carina. Poi vivo struccata, sto struccata la maggior parte del tempo. Però, ecco, sinceramente, anche una base, anche leggera, perché questa comunque è leggera, ma che va ad uniformare, mi piaccio di più. Poi, io capisco che mi piaccio di più con i trucchi più leggeri, più soft, più naturali, ci avete ragione, però io non mi diverto. E quindi ogni tanto, cioè, per me truccarmi, oltre che per fare il video, è proprio un divertimento, quindi io per divertirmi ho bisogno di impastrucchiare. Una volta, due, tre, ok, lo posso fare il trucco più soft, più sobrio, che lo vedo che sto meglio, che mi valorizza, ma poi mi scasso, detto proprio chiaro chiaro. E quindi, cioè, questo trucco qui di stamani è un pataccone, però mi sono divertita. Quindi poi alla fine. Allora, passiamo, anche qui c'è la bigiotteria. Questa era la scatolina della Palette Luvia, che è un amore sta scatolina, guardate com'è. E anche qui ci ho messo un po' di bigiotteria. Allora, questa è la fede del matrimonio, del secondo matrimonio, quello con Luigi. Quella del primo l'ho venduta da Mo, che per l'occasione comprai due fedi di acciaio chirurgico su internet. Mi sembra le pagai 10 euro l'una. E queste sono le fedi del nostro matrimonio, che poi io ho portato poco, lui meno di me, perché gli anelli mi danno noia, se l'è levato.
io mi sono fatta venire il calletto qua perché vedete è un po' grossina, e poi ho detto ascolta, ma mi devo far venire il callo, lui tanto non la porta. Poi qui c'è, questi invece sono orecchini della Bray di acciaio, che mi piacciono molto, devo dire, però li sto sentendo un pochino pesantini e molto moderni, poi insomma vabbè si cambia i gusti. Ho provato a venderli su Facebook, ma su Facebook ragazzi, sul mercatino è una palla. Ti contattano, mi fanno perdere un sacco di tempo, vogliono pagare niente la roba, e quindi su Vinted non mi piace perché non mi dà la possibilità, cioè mi obbliga a dare per forza la possibilità di spedire, invece a me piacerebbe vendere solo qui sul territorio, no? Di stare a spedire in Francia la roba, e quindi mi ci sono iscritta più volte e poi sono sempre uscita, e quindi sono qui. Poi qui ci sono questi qui molto carini che li ho portati soprattutto in inverno, li ho portati veramente tanto, con questi ci dormivo anche perché non mi davano noia, che sono VA Happiness. E me li lascio più per l'inverno perché così con la perla li vedo più carini per l'inverno. E sempre di A Happiness c'è questo anellino che me l'avete visto tante volte, che dite bello, è bello, infatti è molto carino. L'oro è molto giallo, fosse stato in oro rosa sarebbe stato il top per i miei gusti. E poi questi sempre di A Happiness, che sono un po' più grossini e hanno la conchiglina, e questi invece li sto portando adesso in estate, abbinati al loro braccialettino. Allora, devo dire che all'inizio ero abbastanza contraria a collaborare con Happiness perché ho detto: ma la bigiotteria, tanto non me la cambio, tanto mi fa allergia. Invece, questi prodotti qui, sinceramente, ragazzi, a parte quasi tutta la bigiotteria ora credo, però niente di questo mi sta facendo allergia. L'ho portati anche proprio. Appunto, anche questi con la perlina li ho portati giorno, notte, senza nessun tipo di problema, e quindi sono molto carini. Ecco, questi con la conchiglina proprio adatti all'estate. E poi qui altri due di quelli della farmacia. E qui forse abbiamo esaurito la bigiotteria. Ci sarebbe anche l'anello in argento, ho fatto a tromba con le note vocali che avevo preso, fatto artigianalmente da Chiara Magazzini, che però mi è rimasto là infilato in un ferro perché anche quello non lo uso, non lo porto, e infatti anche quello avevo provato a rivenderlo, ma è un pezzo unico, un pezzo artigianale, artistico, che non viene capito. Ecco, sul mercatino di Facebook se metti la roba d'oro allora sì, ma se metti una cosa un po' particolare non te lo cagano. Allora, cominciamo da una parte a farvi vedere le altre cosine che ho. Quindi, qui, vabbè, qui ho messo tutti i vari ciondoli in terracotta e foglia oro che avevo fatto io secoli fa. E sono lì. Non so cosa ci farò. Sono bellini, sono bellini effettivamente. Cioè, questi qui io li avevo messi con sapete, con quei cordini neri, oppure anche sarebbero bellini anche con un nastrino d'organza. Sono bellini per l'estate, però io al collo non sopporto niente, quindi sono qui nel pensatoio. Poi qui invece ci sono gli orecchini, quelli in oro bianco. Questi sono stati il primo regalo di Luigi, cioè una pazzia. Non stavamo neanche insieme, ma era nel momento in cui mi corteggiava e mi fece così, non per qualcosa, così. Non c'era una ricorrenza particolare, mi venne a prendere al lavoro quando lavoravo in profumeria e arrivò con questi orecchini stupendi, che sono ancora belli, anzi adesso che ho i capelli corti secondo me vengono ancora più valorizzati. Infatti questi me li metto magari quando mi cambio, ecco, oddio, qualche volta forse me li sono messi anche per girare video, non lo so, però ecco, sono bellissimi. Altro paio di orecchini che mi ha regalato Luigi un po' di tempo dopo sono i classici cerchi, che li volevo, mi piacevano, e me l'ha regalati lui. Questi qua belli grandi, ecco, questi erano argentati, erano di oro bianco, e li ho fatti
tuffare io nell'oro perché mi era tornata la voglia dell'oro giallo. Questi però quando li porto, non so, eppure sono in oro, però mi pizzica un po' l'orecchio, quindi anche questi li porto pochissimo, però li porto ogni tanto a girare. Questi sono gli orecchini della nonna Piera, che se mi seguite da tanto tempo li avrete visti sicuramente, perché per tantissimi anni, da quando è morta, praticamente li portavo, è morta nel 2003, per tantissimi anni io ho iniziato a portare questi orecchini fissi, sempre, li tenevo sempre all'orecchio e li toglievo solo appunto se dovevo mettere un orecchino diverso per un'occasione particolare. Poi quando ho cominciato a smettere di tingermi i capelli, da una vita a questa parte, proprio non mi ci vedevo più, finito la lavastoviglie, non mi ci vedevo più e quindi ho detto vabbè nonna dai, li ho portati per anni, adesso si cambia un po', e quindi fissi all'orecchio tengo questi qui di farmacia che vi ho fatto vedere prima. Questi sono invece un acquisto recente, bellini da morire, sono di bigiotteria di acciaio, di morellato, vedete, con la perlina in fondo. Questi li ho comprati quest'anno per l'anniversario di matrimonio, per il 10° anniversario di matrimonio, e me li sono messi con il vestito, quello di Pizzo. Trovate video qui sul canale, eh? E avevo voglia degli orecchini con le perle, però li volevo freddi, ecco, non volevo me sul vestito di Pizzo, non mi ci piacevano quegli altri di Happiness, volevo una cosa un pochino più lunga, più a filino, molto carini, di morellato, li ho presi su Amazon questi. Poi qua che c'è? Ah ok, qui c'è il bracciale bellissimo della mamma, anche questo me lo metto in occasioni particolari, ma devo stare attenta perché mi sta largo e anche quando è chiuso mi esce dalla mano. Questo è, mi sembra, di chimento. Sì, è di chimento. La mamma aveva diverse cose di chimento. Questo è un bracciale che io amo. Non so se riuscite a vederlo, ma è oro bianco e oro giallo. Molto bello, molto molto bello. Io lo adoro questo bracciale, però guardate come mi sta grande. Veramente mi esce dalla mano. E me lo metto così in occasioni un po' particolari, proprio perché è comunque un pezzo impegnativo. Poi per carità, si può portare tranquillamente con un jeans, eh? Cioè occasioni particolari non voglio dire che mi devo vestire chissà come, però ecco, diciamo che non lo porto tutti i giorni un bracciale del genere, proprio perché rischio di perderlo. Qui invece c'è l'anello di fidanzamento del primo marito. Non mi sono mai separata da questo anello perché era un anello firmato Salvini, ovviamente, come tutte volte mi viene da dirlo, ma non Salvini il politico, ma Salvini la casa, i gioiellieri. Solo che nel farlo restringere, quel fenomeno che me l'ha restrinto, praticamente ha cancellato la firma, e quindi anche se volessi provare a venderlo non c'è niente che attesta che è un anello firmato, e quindi me lo valutano come oro vecchio. E io sinceramente un anello così, ragazzi, oro bianco, oro giallo, oro rosso, per oro vecchio non lo do via. Oltretutto un anello molto bello, molto particolare, ha i brillantini veri sulle fascette, insomma non riesco a mettervelo a fuoco, ma insomma ecco, così forse lo vedete meglio. Secondo me è veramente bello, 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 e ogni tanto me lo metto anche questo quando mi metto la roba d'oro un po' più. Allora metto anche questo. Poi qua che c'è? Ah, qui ci sono gli orecchini, quelli che mi ha comprato Luigi in Portogallo, che sono fatti sul modello degli orecchini della regina. Sono bellissimi. Ecco, questi mi danno noia perché sono in argento placcato, però deve essere un argento come usava una volta, che contiene il nickel. E quindi li devo portare veramente poco, nel senso dopo un paio d'ore che li indosso mi sento l'orecchio che comincia a provare un po' di fastidio, ma guardate la meraviglia di questi orecchini, la bellezza di questi orecchini, io li adoro. Li abbiamo presi ad Obidos in Portogallo, proprio in un negozio che aveva, era proprio una gioielleria, un orecchino così d'oro, si dice, cioè questi sono in argento,
ma in oro avrebbero un prezzo improponibile. Guarda qua che c'è. Ah, ok, qui ci sono due spille. Questa è una spilla in argento fatta a mano, artigianale, da una mia compagna di accademia che si chiama Angela. E è molto bella questa spilla. Io non le porto molto perché questa andrebbe portata sul cappotto perché è pesante, quindi se la metti su un foulard te lo tira giù. E, ecco, questa è proprio bella su un cappotto, ma non porto cappotti, quindi la uso poco. O giacche un po' pesanti. E questo invece è uno spillino di bigiotteria, di alta bigiotteria, che mi regalò il mio ex marito quando eravamo fidanzati, quindi qui si parla, me l'ha regalato anni 90, questa spilla molto classica, che io cioè dissi vabbè, ha capito tutto dei miei gusti. Poi, per carità, bella, ma io una cosa così non l'avrei mai comprata. Però poi alla fine l'avevo regalata alla mamma, e ora quando la mamma è morta, allora forse l'avevo già presa prima, perché poi ha cominciato a ridarmi le cose quando poi stava in casa, e allora poi ho visto che perdeva la roba, quindi certe cose insomma l'ho prese prima che morisse. Poi qui che c'è? Perché poi non me lo ricordo mica. Ah, ecco, e qui c'è la collana della mamma, quella che lei la teneva sempre al collo. Aveva tante cosine, bigiotterie, poi tanta roba, veramente l'ha persa con l'Alzheimer. Ha cominciato che perdeva, c'era un braccialetto che gli aveva regalato il babbo, che era meraviglioso, e quello l'ha perso tipo 2 o 3 volte. E questa, anche questa è di cemento, guardate com'è bella questa croce con la catenina fine fine. Guardate che luce che dà, è veramente stupenda. Però io ho provato a metterla, ma mi sembra di avere un giogo sul collo, cioè proprio mi danno fastidio le cose intorno al collo, mi sento anche i vestiti, quelli più accollati, sono sempre a far così, e le collane per di più me le sento pesare sulle vertebre dietro, proprio non le sopporto. Quindi questa vedremo, però ecco, questo è proprio un oggetto, anche questo firmato, di una firma prestigiosa, e non la do certo via per oro vecchio, e la rimettiamo qua. Poi qua sotto, anche qui c'ho roba che non uso, mi sa, sì, infatti, e qui c'è l'orologio del mio babbo, che anche questo era nel cassetto della mamma, e poi l'ho ripreso io quando lei comunque aveva un altro compagno, che in quel cassetto lì lui a volte ci teneva le cose, quindi non mi andava di lasciarci l'orologio del babbo. Questo è un orologio non in oro, ovviamente, solo placcato oro. E mi era venuto quando io, perché io poi c'avevo l'orologio d'oro, l'ho venduto, c'avevo il Braille, l'ho venduto, l'ho scambiato, cioè io ho avuto una marea di roba che ho venduto o ho scambiato. Sono così. E questo è un Seiko, è in acciaio, però anche questo è un orologio degli anni 80, degli anni 80 mi pare, e quindi mi piaceva anche l'idea di farlo risistemare. Vedete, io trovo che abbia un suo perché su una donna un orologio così, su un braccio anche minuto come il mio, mi sembra carino. Però devo innanzitutto vedere che non mi faccia allergia, dovrei farci cambiare la pila e fare aggiustare la chiusura forse, perché questo qui se l'era aggiustato la mamma per sé, però la mamma comunque un pochino più grosso di me il polso l'aveva, insomma non lo so. Per ora è qui nel pensatoio, dice sì, pensaci un altro po', tra un po' fosse vecchia. Vabbè, basta, mi fermo con i miei commenti che poi mi fate cazziatoni. Allora, l'orologio, sì, più o meno, dai, vi ho fatto vedere tutto, perlomeno tutto quello che ho qui, vi dicevo, gli orecchini del segreto delle rune allo studio, poi lì ci sono degli altri braccialettini misti, che ragazzi, ormai non mi fate alzare a prenderli, e poi che c'ho, sì, e poi c'ho altre 2 o 3 cosine, ine, a casa di Luigi, proprio
poche cose, poca roba, ma sono due o tre cosine di bigiotteria che ho lasciato lassù perché ho detto tanto queste qui d'estate sicuramente non me le metto e le ho lasciate lassù. E queste sono tutte le mie gioie materiali. Io vi saluto, vi mando un bacione, alla prossima.